come programma delle fiere, insomma, anche con la ripresa post pandemica, intendiamo veramente dare vita a un cartellone che sia eterogeneo, e un inizio di questo tipo ci sembrava opportuno anche per dare non soltanto un luogo agli appassionati di settore con veramente una rappresentatività massima, ma anche la possibilità di far conoscere un panorama così interessante alle persone che non lo conoscono. Quindi la volontà di aprire veramente alla città ad un evento così bello, così inclusivo, ci sembrava qualcosa di doveroso. Inoltre poi anche tutti gli aspetti diciamo a margine di questa iniziativa, che comunque collaboreranno a renderla partecipata con la musica e con tante iniziative all'uopo. È un'idea che è venuta proprio dalla necessità, secondo me, avendo vissuto per un anno qua, di una forte richiesta da parte del pubblico di un calendario eventistico. Quindi partiamo con questo progetto del Road Festival della Fiera degli Animali, proprio per unire due mondi che sono totalmente lontani, se pensate. Quindi una parte diurna sarà sfruttata proprio per le famiglie e per chiunque sia curioso di venire a vedere gli animali esotici, mentre il Road Festival viene dalla strada, racconteremo artisti di strada, musica, artigianato, street food e tutto quello che richiama alla strada. Spero che in tutti i modi possa dare una possibilità alle persone di vedere cose che non hanno mai visto nella loro vita. Ringraziamo la Camera di Commercio che si è resa sin da subito disponibile. Abbiamo fatto una delibera di compartecipazione all'evento insieme all'associazione che ha organizzato, e sulla base di questa compartecipazione abbiamo collaborato con la Camera di Commercio affinché quel luogo possa tornare a rivestire quel ruolo che ha rivestito anche in passato, perché è un'area importante della città a livello fieristico sulla quale puntiamo tutti insieme in maniera forte.